Massimo Chierchi, innanzitutto benvenuto, buon lavoro, in bocca al lupo. Inizia una nuova avventura, non è il primo giorno oggi, diciamo il primo giorno ufficiale, mettiamola così, questa mattina la conferenza stampa con la presentazione del nuovo organigramma. Che panorama c'è davanti al Teramo? Ma penso c'è ho la certezza che ci sia una struttura forte a livello societario, ci siano degli amici partner, come ho detto ad altri due colleghi, a cui ci lega il lavoro giornaliero, che oggi sono qui e ci vengono a supportare in questa situazione che è il Teramo Calcio, che per noi è pura passione e anche per tanti di loro, conoscendoli, è un mondo che viviamo tutti i giorni e che quindi sono ben felici di stare qui con noi. Anche perché questo è un campionato di Serie C, è un campionato importante che dà anche grande visibilità e c'è una piazza che insomma non ha fatto mancare l'appoggio nei vostri primi approcci. Visibilità, ho fatto una battuta qualche giorno fa a un vostro collega, troppa per una città di 50. Non se l'aspettava? No, sinceramente ripeto quello che ho detto qualche giorno fa, non andavamo in cerca dell'aspetto mediatico, andavamo in cerca di una squadra di Serie C dove poter fare il nostro calcio, la nostra passione, quindi questa è la cosa principale, fare calcio con passione, perché senza quella non si fa niente. E in più ovviamente ci vogliono i soldi per mandare avanti l'azienda calcio, ma che non riguarda i tifosi l'azienda, ma è quello che serve per noi per gestire la società. Mentre ai tifosi è giusto che ci sia passione, supporto. Noi come società dobbiamo sempre dividere le due cose, no? Faccio esempio la partita di domenica a Pescara, tanta emozione e a fine partita, nonostante il pareggio, tanta tensione. Quindi quelle sono le cose che vivi come persona. Poi dopo due giorni con Sandro Federico, il direttore sportivo, stavamo parlando e comunque la situazione della squadra oggi è nei play-out, nonostante veniamo da 4 punti, quindi bisogna essere lucidi e sempre ragionare anche su quello che è il discorso squadra nell'immediato e nel futuro. A proposito di futuro, perché poi c'è il campo, c'è l'Olbia, ci saranno tanti altri impegni, è chiaro che la prospettiva per una società, perché poi in campo fino a gennaio va questo organico, però ovviamente dal di fuori si pensa chissà poi a gennaio che succede con questa nuova proprietà. Ma a gennaio qualcosa succede, nullo decido io, perché per essere chiari la nostra struttura è fatta in modo che ci siano le persone che possono operare, quindi la parte sportiva da Luigi Coni, il direttore generale, Sandro Federico, Carlo Musa e coinvolto anche il mister, e faranno loro quelle che pensano siano giuste le cose per Teramo Calcio, mentre sia io che il patron Davide Ciaccia, ripeto, per me è il press, quindi è un ruolo che occupo abusivamente per un periodo con orgoglio, però allo stesso tempo spero che prima possibile Davide Ciaccia sia il presidente del Teramo Calcio. Questo è. Ha parlato di progetti, gliene cito due, se ne è parlato molto della riqualificazione del vecchio comunale e poi questa mattina il presidente Davide Ciaccia ha anche aperto alla possibilità che una quota possa essere di fatto della città, sì. Una quota della Teramo Calcio. Allora, per quanto riguarda o il vecchio stadio, che sarebbe la soluzione ideale, o altra impiantistica, perché per fare calcio, per fare un settore giovanile importante, noi abbiamo sia le squadre femminili e sia le squadre del settore giovanile, vogliamo ampliare questa cosa, c'è bisogno di strutture. Nonostante abbiamo un bellissimo stadio, come citato più volte oggi, però poi non si può stare tutti dentro lo stadio Bonolis, quindi senza strutture non si può programmare futuro, questa è una cosa certa. Mentre l'altra domanda sul fatto di poter destinare un 10% delle quote societarie alla città, che dovrà indicare magari se vorrà una figura.
Sì, l'idea nasce dalla condivisa, come ha detto il presidente, io lo chiamo presidente, scusa, continuo a chiamare il presidente Davide Ciaccia, con l'anno del CDA, siccome questa città merita che gli venga restituito qualcosa, no? Allora abbiamo pensato a questa iniziativa, ma questa iniziativa deve essere vera, nel senso che poi la città che esprimerà un suo presidente di una fondazione, che ci dovrete indicare voi, no? Nel senso che noi in 15 giorni non possiamo conoscere la storia, però mi ha fatto piacere che siano venuti vecchi presidenti, che oggi tanti risaranno in tribuna del passato, perché con quello magari si riesce a coinvolgere la città, e stare nel CDA, in cui ci aiuta a fare iniziative, a farci conoscere la storia del Teramo, penso sia una cosa importantissima. E solo così possiamo unire la società, la passione sportiva, a quello che è la città di Teramo.